Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi mostrerò una ricetta per questi biscotti Red Velvet Crinkle, ossia increspati. È una ricetta americana, infatti questi biscotti vengono fatti tantissimo in America, specialmente durante le festività di Natale. Infatti può essere anche un'idea regalo molto molto carina. Per prima cosa vado a mettere in una ciotola la farina, il cacao, il sale e il lievito e li setaccio tutti quanti. Mi raccomando, questo passaggio è molto importante per far sì che il biscotto risulti morbido. Mescolo tutte le polveri setacciate, le metto momentaneamente da parte e tiro fuori la mia planetaria della Seco Mixer Compact, che è un'azienda spagnola che rivende dei prodotti professionali ad un piccolo prezzo. Infatti questa planetaria è davvero eccezionale e vi consiglio di dare uno sguardo sul sito. Utilizzo la frusta piatta o la cosiddetta foglia per poter impastare i miei biscotti. È molto importante che la planetaria abbia degli accessori in acciaio e non in plastica. E direi che è molto molto meglio. E all'interno della mia planetaria vado a metterci il burro morbido e lo zucchero in queste quantità. Inizio ad impastare utilizzando una velocità media tra il 2 e il 3, poi ovviamente mi cambio velocità in base all'impasto, e quando il burro si sarà amalgamato allo zucchero vado ad unirci l'uovo e un cucchiaino di colorante rosso alimentare in polvere. Io ho utilizzato questo colorante vegan ed ho sbagliato, perché i coloranti vegan a contatto con l'uovo praticamente cambiano colore, quindi è venuto un po' più scuro del previsto. Vi consiglio di utilizzare dei coloranti normali o in gel o in polvere. Comunque devo dire che il risultato non è stato affatto male. Alla fine aggiungo anche il mix di farine che avevo messo da parte e continuo ad amalgamare. Questo composto adesso andrà direttamente in frigorifero per almeno 2 ore, perché deve riposare, si deve compattare. Passate le 2 ore, potete prendere un po' di zucchero a velo e il vostro impasto e iniziare a creare delle palline con le vostre mani. Io le ho fatte abbastanza grandi, però vi consiglio di farle più piccole perché lievitano tantissimo nel forno. Infatti con questo impasto voi dovreste riuscire a fare circa 30 palline. Io invece ne ho fatte molte di meno perché le ho fatte veramente troppo troppo grandi, anche se i biscottoni così grandi a noi piacciono, però insomma, se li volete regalare vi consiglio di farli molto più piccoli. Passate la pallina nello zucchero a velo e infornate. Se li fate piccoli a 180 gradi per 10 minuti, se li fate più grandi come i miei lasciateli anche un po' di più per 15 minuti. Guardate che bel risultato! Questi biscotti possono essere fatti anche al limone e sono davvero buonissimi perché sono croccanti fuori e morbidi dentro. Può essere anche un'idea regalo carina da regalare a Natale. Potete mettere questi biscotti all'interno di alcune scatole di latta e regalarle appunto ai vostri cari e ai vostri amici. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like e se siete nuove iscrivetevi al canale. Vi aspetto e alla prossima, ciao!